Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Roma, che riesce a trovare la sua prima vittoria in Europa League qui allo Stadio Olimpico contro Helsinki, e tre punti che erano davvero fondamentali per poter inseguire almeno il secondo posto nel girone dell'Europa League, perché a causa della prima sconfitta subita contro il Ludogorets la strada per la Roma si era fatta subito in salita, ma con questa vittoria di ieri sera la sconfitta in Bulgaria è stata cancellata. E partita che vedeva la formazione schierata da Mourinho con Zaniolo titolare, e questa era davvero una bella notizia, e lo è stata, perché vedere Zaniolo che ha recuperato così nel breve tempo l'infortunio alla spalla è veramente una grande soddisfazione sia per lui stesso ma anche per gli stessi tifosi della Roma, e anche io sono davvero felice di questo. E poi anche il fatto stesso che sia riuscito ad evitare l'operazione è davvero un'ottima notizia. E Mourinho, che schiera poi Belotti dal primo minuto perché ha bisogno di fare sempre più minutaggio, e sono d'accordo con la sua scelta, e tiene Dybala in panchina per concedergli un po' di riposo, dato che si gioca più o meno ogni 3 giorni, quindi Dybala ha bisogno di usare anche le forze, perché poi è il giocatore che spinge veramente di più di tutta la squadra. E partita che si è messa poi nel modo giusto, perché nel primo tempo c'è stata l'espulsione da parte del difensore e capitano dell'Helsinki per un intervento da ultimo uomo su Belotti, e inizialmente l'arbitro lo aveva ammonito, ma poi è stato richiamato dal VAR, è andato a rivedere le immagini del fallo e, vedendo che il giocatore fosse da ultimo uomo e fosse una chiara occasione da rete, ha cambiato la sua decisione ed ha espulso giustamente il giocatore teno dell'Helsinki. E Helsinki, che quando si trovava in 10 ha rischiato inizialmente anche di potersi portare in vantaggio, ma poi il primo tempo ha visto comunque una buona Roma che ha sperato più volte il gol e si è portata con il risultato di 0-0 verso la fine del primo tempo. Secondo tempo che ha visto gli ingressi in campo di Smalling e di Dybala, e proprio l'ultimo nominato Dybala ha fatto la differenza, perché neanche dopo 2 minuti dal suo ingresso in campo, da quando è iniziato il secondo tempo, ha portato in vantaggio la Roma con la rete dell'1-0. E Roma, che specialmente trovandosi poi in superiorità numerica già da una buona parte del primo tempo e avendo trovato subito il gol in avvio di ripresa del secondo tempo, è cresciuta sempre di più e ha sempre cercato di dare il massimo per segnare più reti possibile per portare a casa questa vittoria. E difatti il 2-0 è arrivato con la rete di Pellegrini, rete meritata da parte del capitano della Roma, e poi la sorpresa finale è stato il 3-0 realizzato da Belotti, che ieri ha disputato un'ottima partita e finalmente è riuscito a segnare la sua prima rete con la maglia della Roma. E a proposito della maglia della Roma, ieri la Roma giocava con la terza maglia, che sarà appunto presentata, ed è stata inaugurata bene ed ha portato bene anche lo stesso Belotti, perché è riuscito appunto a trovare la sua prima rete in giallorosso. E io credo che Belotti, se riesca sempre a giocare di più con continuità, possa aumentare di più sempre le sue prestazioni, dare una mano alla Roma e soprattutto svolgere il ruolo di vice Abram. Mi auguro veramente che la Roma abbia trovato il vice Abram, e mi piacerebbe vedere qualche volta di più in campo anche Shomurodov, perché in questo momento ha un'ottima condizione fisica, però ovviamente poi il mister è Mourinho e decide lui appunto le sue scelte. E detto questo, dico che i 3 punti erano davvero fondamentali, adesso non bisogna più sbagliare come è accaduto in Bulgaria, e la prossima partita dell'Europa League sarà qui a Roma contro il Betis, che si trova in testa al girone con 6 punti, è la squadra più forte del girone, è una anche tra le possibili candidate per la vittoria finale di questa competizione europea, e quindi bisogna prestare molta attenzione, bisognerebbe portare a casa obbligatoriamente i 3 punti, perché altrimenti rischia di mettersi male la qualificazione anche in vista del secondo posto, e io non vorrei che la Roma scendesse in conference arrivando terza, perché un conto è partire
partire dalla conference come l'anno scorso dai preliminari, poi vincerla, ma quest'anno io preferirei di più andare più avanti possibile in Europa League, sperando che la Roma riesca a vincerla, anche se è un'impresa davvero difficile, non impossibile, però difficile. E quindi mi auguro che la Roma riesca a proseguire il suo cammino in Europa League ed arrivare sempre più in fondo possibile. E per quanto riguarda invece il tema del campionato, Roma che vede il prossimo impegno casalingo domenica 18 settembre alle ore 18 contro l'Atalanta di Gasperini, un'ottima squadra che finora ha dimostrato di essere una delle migliori di questo campionato, e mi auguro che la Roma possa portare a casa i 3 punti e appunto stare così tranquilla, perché ci sarà la sosta, e quindi se si riescono a fare i 3 punti prima della sosta, per me si va verso il periodo appunto di riposo con maggiore tranquillità, avendo questi 3 punti, e una volta poi finita la sosta si riprenderà a Milano contro l'Inter di Simone Inzaghi. Quindi adesso alla Roma aspettano delle partite difficili, ma come dico sempre io, partite facili non ce ne sono, e ogni partita è a sé, bisogna prestare sempre massima attenzione, saper dosare bene le forze, essere freschi atleticamente ed esserci anche sempre mentalmente. E detto questo, io vi mando un caro saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.